Ma credo che di fronte alla disperazione non dobbiamo farci molte paranoie. Davanti al disperato che non riesce assolutamente a vivere, che ha bisogno certamente di essere aiutato, che ha bisogno anche di avere questo aiuto in qualche maniera, costante aiuto, io credo che dobbiamo essere aperti e sensibili a questo. Io vorrei che nessuno arrivasse a questo punto, vorrei che nessuno fosse così disperato da dover andare in queste sale di iniezioni, ma se c'è, va bene, io credo che coscienza ci dica, tentiamo anche questa strada. Perché fanno paura queste narcosala? Perché attuano nei fatti non solo una sperimentazione per la salute, ma perché pongono la questione dell'uso delle sostanze in maniera non demonizzante. E questo per i parrucconi italiani è intollerabile. Cioè, la loro guerra all'italiana contro la droga, non tollera non solo la riduzione del danno acquisita, ma a maggior ragione non tollera le sperimentazioni che si fanno in molti paesi d'Europa, perché la sperimentazione è in contrasto totale con la visione fideistica, salvifica, che è alla base della concezione proibizionista. Il CNCA in questo momento dice che ormai la situazione e i fenomeni, una certa cronicizzazione di alcune tossicodipendenze, di alcune modalità di consumo, necessitano novità, sperimentazione e coraggio. E quindi occorre iniziare a sperimentare, occorre iniziare a sviluppare luoghi, spazi di prossimità sempre più significativi. Le attuali sperimentazioni, i drop-in, le unità mobili, i dormitori, ci stanno dicendo quando diventa importante, decisivo per un sistema, essere vicino molto presto con una capacità di non giudizio. Da un punto di vista sociale, io credo che tutte le zone di piazza aperta ci stanno dicendo che il fenomeno della tossicodipendenza cronicizzata, problematica, è ormai diventato un problema della marginalità sociale. Occorre avere luoghi dove questa marginalità diventi anche relazione, diventi contatto. Non abbiamo ansia di cambiamenti, ma anche il semplice affidamento, il semplice accudimento, la semplice attenzione all'altro ci sembra un elemento decisivo per un sistema diverso di approccio. Le safe injection rooms rientrano in una politica di sanità pubblica che tende in primo luogo a difendere la salute, in questo caso dei consumatori, e la salute anche delle persone che gli stanno dintorno, cercando di far sì che il contesto, insomma la comunità, faccia qualcosa per difendere la salute dei consumatori. So benissimo che ci sono molte obiezioni, tutte da un punto di vista morale, alle safe injecting rooms. Dobbiamo pensare che sono esattamente le stesse obiezioni che furono affrontate, nei paesi del Nord Europa, qualche anno dopo in Italia, allo scambio siringhe. Penso che, se noi teniamo come primo obiettivo quello della difesa della salute e della difesa della vita, questo è un servizio che si è ampiamente dimostrato utile. Le narcosalas sono in realtà un servizio che molti paesi europei hanno da tempo adottato, a prescindere dal governo, dalla tipologia di governo. Perché riteniamo che siano utili? Siano utili, ma
Io direi per togliere dalla strada, per togliere dalla malattia, per togliere dall'incidentalità, per togliere tutto sommato dalla reiezione sociale delle persone che in quel momento stanno facendo un consumo certamente problematico, e ovviamente come tutti i consumi problematici vanno monitorati, bisogna stare vicino, ma che non possono essere lasciati alle latrine delle città, delle metropoli. È preferibile che queste persone non si ammalino gravemente per poter un giorno, se vorranno, interrompere questi consumi e che comunque per mantenere una loro salute, un livello di salute accettabile. In Piemonte noi abbiamo una storia perché ci siamo andati vicino alle sale da iniezione quando il sindaco Chiamparino, dopo un picco di morti per overdose nel 2002, e un picco intendo 12 morti nell'arco di 40 giorni, quindi una vera emergenza, il sindaco in quel caso si è giustamente posto la domanda se non si poteva fare qualche cosa di utile e sensato per limitare queste morti, ed è stata istituita una commissione municipale che avrebbe dovuto valutare se sperimentare o meno un servizio di questo tipo nella città di Torino. È stata una grande occasione, ma è stata una grande occasione che ahimè abbiamo perso, anche se molti di noi hanno fatto tutto quello che era in loro potere per fare pressione in questa direzione, ma poi la commissione, diciamo così, di tecnici che ha dato la sua valutazione non ha avuto il coraggio di innovare, insomma non ha avuto il coraggio di andare avanti. E peccato, perché le esperienze europee in corso ci dicono che questi sono servizi assolutamente utili e ormai devo dire validati. Ricordiamoci che anche l'MCDDA di Lisbona è uscito l'anno scorso con una pubblicazione che sostanzialmente parla dell'efficacia di questi servizi, e quindi questo mi sembra anche importante e interessante. Il problema delle sale di iniezione è un problema annoso ed è un problema di difficile risoluzione nel nostro paese, perché viene continuamente sempre impostato in termini prevalentemente etici, e cioè ci si pone il problema se di fatto attrezzando queste sale di iniezioni non si è conniventi in qualche modo fiancheggiatori ed incoraggiatori dell'utilizzo di sostanze. Il nostro paese fa molta fatica ad accettare l'autonomia decisionale di alcune persone e resta sempre invece molto forte la tentazione, e anche qualcosa di più della tentazione, di pensare che persone sagge o autorevoli o d'altro debbano decidere un poco per tutti, e si fa molta fatica ad accettare che delle minoranze di popolazione invece intendano vivere secondo dei propri principi. Oramai sono maturi i tempi per aprire dei luoghi dove le persone che utilizzano sostanze in vena lo possano fare, da un lato al riparo da tutta una serie di rischi, e dall'altro lato anche senza irritare, diciamo così, le persone che possono assistere a queste iniezioni e che possono effettivamente a loro volta avere anche delle reazioni negative. Evidentemente il vantaggio, diciamo così, è reciproco per la società da un lato e per le persone che hanno l'abitudine di usare sostanze in vena dall'altro, e non credo che questo di per sé aumenterebbe il numero delle sostanze, dei consumatori di sostanze, probabilmente faciliterebbe addirittura rapporti fra questi consumatori e l'organizzazione dei servizi sociosanitari del nostro paese.